Sono Chantel, sono Larus, ecco qui su Crusader Kings 2 nella nostra dinastia. Nell'ultima puntata ci eravamo lasciati che era entrato in guerra con un po' di persone. Adesso sono in guerra dalla parte del re di Francia. Lo sto aiutando moralmente perché non impiegherò nessuna truppa, nessuna unità. Contro Aquitania e Navarra, credo. Sì, Aquitania, Navarra e Pisa. Niente di grave, Melone che fa troppi problemi. Io sto qui, loro non mi attaccano, non è un problema. Siamo al 27 settembre 1403 e si continua. Entro 40 anni la partita qui su Europa su Crusaders Kings finirà e passeremo su Europa Universalis, che sono abbastanza emozionato perché Europa Universalis a me piace troppo. Contro 8 bono di compagnia del cappello, va bene. Dove sono? Ah, questi qui. Compagnia del cappello. Ah. Va bene. Buona fortuna. Vediamo un po' intanto la nostra successione, come sta andando. Noi vogliamo Conte Larus di Treviso. Nuovo erede, perché così riusciremo a ereditare la contea di Treviso nei nostri domini. Così avremo un regno un po' più grande, un ducato anzi un po' più grande, se metteremo anche Treviso. I miei piani alla fine della serie su Europa Universalis sono, diciamo, creare una sorta di regno occitano che passa per tutta la Costa Azzurra, tutto il sud della Francia, nord della Spagna, e arrivi fino alla Savoia. Se poi dopo riesco anche a prendere il nord Italia, è una buona cosa. Diciamo che io voglio unire tutto quanto. Voglio fare una cosa abbastanza figa, molto figherrima. Tanto possiamo far rivendicare un'indicazione sul... Su molte cose. Mio figlio. Ah. Posso farti rivendicare la Carinzia? Sì, perché questo qua è mio cognato. Già che Parmelia, che brutta che è diventata. Aspetta, fammi vedere un attimo. Quindi l'erede... Abe, Abe, l'erede del Ducato di Carinzia è mia figlia, cioè, è della dinastia Brancazzo. L'unica cosa che l'ho fatta sposare col principe di Danimarca. È per questo che voleva così tanto sposarsi con mia figlia, con mia nipote. Che così la Danimarca riusciva a prendere in eredità tutta la Carinzia, che la Carinzia non è piccola, la Carinzia per dire un grosso pezzettone d'Austria, diciamo l'attuale... oddio. Slovenia? Sì, Slovenia. Slovenia più Croazia, diciamo. Slovenia, Croazia, Austria. Ecco. E quindi, questo qua è un problema. Devo uccidere assolutamente... 77%. Se io mando un assassino, mi costa un po'. Però non sarebbe nemmeno troppo male. A me, sinceramente, interesserebbe molto questo territorio qui. L'unica cosa è, anche se volessi, potrei rivendicare il titolo a... Potrei rivendicare il titolo nei suoi confronti? No, non posso nemmeno, però posso rivendicare il titolo alla duchessa Parmenide. L'unica cosa è che c'è un bel po' vecchia. Ho paura che lascerà le penne subito. Quindi non voglio avere troppe successioni. In teoria potrei...
Potrei e come? Solo. Ah, non so. Ah, io posso pure nominare te, anche. Boh, e comunque. Potrei nominare praticamente mia sorella, Parmenide, erede. Quando io morirò, il regno passerà praticamente a lei. E a sua volta, quando morirà, il regno passerà a Hildegard, se voglio. Solo che nella corte è il regno di Danimarca. Posso invitarti a corte? No. Ah, cavolo, me la potevo giocare molto meglio questa. La Carinzia non è piccola, è molto grande. Così potevo ereditare Treviso. Carinzia, no, Treviso no, potevo decidere o Aquileia, cioè o tutta la regione della Carinzia, o Treviso. Però comunque sarebbe una buona scelta, un'ottima cosa, va. Pazienza. Comunque è un'ottima cosa lo stesso perché saremo molto legati alla corona danese. Ed è un bene essere legati a varie corone. Attualmente siamo molto legati con gli austriaci. Ed è un bene. Ah, si lamenta delle celle. Tu chi sei? Sei il tuo signore e il tizio in arabe. Sarò clemente, dai. Sarò clemente. Possiamo far rivendicare lì la contea di Savoia. Però non abbiamo la forza militare per scontrarci contro il Sacro Malimpero. Oddio. Io direi di non espandere molto, non rischiare molto attualmente il nostro, la nostra posizione per andare a conquistare nuovi territori. Forse la Navarra potrebbe essere una buona. Buon territorio. Più che altro quello che voglio fare adesso è starmi abbastanza tranquillo e cercare di non perdere nulla come territori, nulla, niente, fino a Europa Universalis. Se poi dopo riesco a conquistare qualcosa sarei molto 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 contento. Ok, uno ha vinto. Qui è una rivendicazione di diritto sul Maine, sulla contea di Maine. Il Maine dov'è? Eccola qui. Ah, le Malme. Il Main. Va bene. Ok, ora. Forcalquier, capua, indipendente. No, si sta sempre ribellando contro il suo signore di Napoli. Io pensavo che il Ducato di Benevento avesse come simbolo una scimmia all'inizio. Poi dopo ho guardato bene, era un toro. È un bel simbolo, solo che visto da lontano sembra un po' una scimmia. Non so voi, a me ricorda una scimmia. Tipo una scimmia che sta ballando. La chiesa tengrista si sta di nuovo ribellando. Lordadora un po' messa male. Oh, i Timuridi! Mio Dio! Timuriti. Re d'Abissina, intanto, guardiamo un po' qui. Monofista. Ah, è cristiana? Ah sì, la ortodossia orientale. Però non ho mai visto questo tipo di religione. Monofista, mai vista. Strano. Però mi sa che quindi se esportiamo i salvataggi su Crusaders Kings 2, cioè su Europa Universalis, c'è una probabilità che loro siano di gruppo tecnologico avanzato. Grande guerra sacra per l'Ungheria. Ah, bene. I Timuridi mi fanno un po' paura, eh. Un pochettino di paura me la fanno. Sono della Scia, giusto? O sunniti? Sì, sono sciiti. Belle. Ah, dobbiamo educare un bambino, Ferdinando. Lo farò educare da Sancho. No, è castigliana. Uno di cultura franca. Faccio educare da me, va. Che oltretutto sono anche un crociato. Ah, sono il benedetto. Che bello.
Julien. Brancazzo. I Brancazzo quanti sono attualmente? Sono in tanti, 27. Vediamo un po'. Il ramo. Ci sono vari rami. Questo ramo qui è, credo che sia estinto. Questo qua continua. No, siamo in tanti, eh. La dinastia che sta andando abbastanza bene. Solo che qui sono tutti dei Savoia. Questo atto qui è estinto. Ah, la cuoca si è lamentata per gli eccessi di colera di figlio Ferdinando. A quanto pare egli ha colpito in viso suo figlio, di nuovo. Ti ho paziente, va. No, rimane sempre il racconto. Questo ramo qui credo che sia estinto, totalmente. Questo qua, Castrobardo. Invece il ramo principale sta andando abbastanza bene. Solo che qui sono Asburgo e qui sono di Borgogna. C'è una probabilità, siccome io sono un regnante di cultura franca, che su Crusader e su Europa Universalis le idee, poi dopo del mio ducato, siano delle idee francesi. Cosa vuol dire? Praticamente ci sono dei bonus per ogni nazione su Europa Universalis. Più o meno i bonus variano da nazione a nazione, ci sono tantissimi bonus. E questi bonus qui si sbloccano facendo le idee. Non vi sto a spiegare lì, non vi faccio un tutorial di Europa Universalis, però giusto per dire. Esistono le idee Sabaude, che sono. Non sono tosto che hanno un bonus dei forti che è allucinante, però, i Savoia. Però, comunque, non è che sono tutto sto che. L'unica cosa che mi piace abbastanza è che. I Savoia hanno, cioè i francesi hanno delle idee molto migliori di quelle sabaude. Trovo che siano veramente fantastiche le idee sabaude. Cioè, francesi, tipo hanno delle idee che sono delle forza dell'unità, cose molto buone. Oltretutto anche bonus molto interessanti. Direi di aumentare l'opinione verso i miei vassalli. Oltretutto, Conte Larus di Treviso. Lui, tu sarai Larus II, quindi. Che figo. Di Treviso. Dovrei anche costruire nuovi edifici. Vediamo un po'. Sei eretico. Ma tu sei uno. Non è un eretico, dai. È il mio castellano di Novara. Dai. Ora. Ginevra, bla bla bla. Sì. Campo d'addestramento. Ah! Usando una corda introdotta in segreto, Borgomastro Anzan è riuscito a scappare, ma le guardie lo ripresero in tempo. Gettano il segreto e gettato nel segreto. E io direi di gettatelo nelle segrete. Cioè, sono stato clemente con lui e lui vuole fuggire. Per carità, io volevo essere clemente agli occhi di. Che cazzo sta succedendo qui? La Mancia? Ah, qua ci sono vari tizi che stanno ribellando. Comunque, sono stato clemente nei suoi confronti, nei confronti del re di Navarra, però se tu mi scappi, vuoi sfuggire dalla prigione, io ti risbatto subito dentro, senza un che, senza un ma, senza un perché. Quindi, via. Facciamo il campo addestramento anche qui. Muy bien. Aumentiamo lì la canzone del falcone. Abbiamo 16 intrigo, però 0 di amministrazione. Per il benedetto Brancazzo. Il duca crociato, anche detto. Veterano delle crociate. Tanto come sta andando l'ordine teutonico? O l'ordine ellenico, come lo chiamiamo? Bene, direi. Perché si è imprigionato Gran Maestro dell'ordine teutonico? Boh, non lo so. Nelle segrete, oltretutto. Vabbè.
La Transilvania è spuntata a caso, si sta ribellando, qua anche Belgrado. La chiesa tengrista, il sommo sacerdote. Guarda che bello, hanno sempre delle sopracciglia interessanti. Mi piacciono. Fazioni pericolose, indipendenza. Tu vuoi l'indipendenza? Sei dei Castrobardo. Castrobardo mi stanno dando problemi abbastanza grandi, eh. Sì, uccidiamolo. Goditi il cibo oppure sii moderato. Vabbè. Bene, vediamo di uccidere i Castrobardo. Che sono i conti di Albarracin. O di Burgos. No, Albarracin. Ho fatto l'errore a dare la contea di Albarracin ai Castrobardo. Perché tutti sostengono te? No, io nomino lui. Non si può un problema. Ecco, sostenete lui come non. Volevo sostenere tutti. Jedwin, conte di Albarracin. Che a me non è che. Ah, oh. Contessa Richiara di Savoia sta cercando di usurpare il mio titolo. Il suo cancelliere, borgomastro di Vercelli, è presumibilmente impegnato presso Vienna, cercando di trovare la documentazione dei sostenitori che lo possono aiutare a legittimare una rivendicazione di titolo. Ho bisogno di fare qualcosa. Richiara? Chi è Richiara? Sei tu Richiara? Corrompiamolo. Sì. Beh, accettato. Il borgomastro. Però non è un bene che stanno cercando di usurpare la contea di Vercelli di Vienna. Non è che mi piace molto. Ah. Quindi. Ah no, hanno scoperto lì il mio complotto. Quindi vediamo di ammazzare subito il mio vassallo. Dobbiamo solo riprovarci. Si possono ribellare da un momento all'altro. Speriamo che sia così. Bla bla bla. Bravo. Direi di fare una cosa. No, sprecherei solo soldi. Ho idea di mettere tutti i miei uomini lì? Sì, sempre canzone del falcone. Vedo di fare la trappola. Sì. È stata convertita. Una. Lo metto tutta l'unità qui. Così, nel caso se lei si ribella, pam, l'ammazzo. Re Robert di Aragona. Guarda che bello. Sì. Bravo. Figliuolo. Ah sì, possiamo investire in tecnologia. Direi di fare. Tolleranza culturale, che siamo praticamente in 5 culture: tedesca, italiana, occitana, spagnola, basca, di tutte e di più. Puntiamo anche sull'organizzazione. No, sulla cavalleria, su artiglieria leggera e su infrastrutture cittadine. Sì. Tu. Cosa? No! No! Il mio erede è re d'Inghilterra! Larus è il re d'Inghilterra! Oh, Dio mio! Oh! Però sono in guerra contro di te. Contro Johanna di York. E voglio rivendicare Gerald. Se ti assassiniamo. Sì, l'hanno ucciso. Sì! Bene! Ah! Ce l'abbiamo fatta! Sì! Vai così! Sì,
Sì, contro il tizio di Navarra, molto bene. La corona d'Inghilterra, oh che bello. Però devo morire in fretta io allora. Quindi io erediterò tutta l'Inghilterra e Savoia. Dio mio. Che bello! Che bello! Questi giochi qui di eredità sono fantastici. Ma com'è possibile? Cosa è accaduto? Ah, il Connacht vuole l'indipendenza. Ce la puoi fare, dai. Ma com'è possibile? Cosa è successo? Ti sei sposato con la regina d'Inghilterra? Hai preso. Vediamo un attimo la storia del regno d'Inghilterra. C'erano questi. La dinastia Butler. Cosa è successo? Tu ti sei sposato con. Mi sfugge qualcosa qui. Non ho capito bene come, cosa sia successo. Per il brancazzo, adesso hanno la corona d'Inghilterra. Secondo me c'è stata qualche guerra. Hanno insediato lui come re d'Inghilterra. Solo che mi sembra una cosa molto a caso. Però mi piace molto. Mi piace tantissimo. Quindi, gente, i Brancaccio sono re d'Inghilterra e se io morirò, il regno passerà a Larus, che diventerà sia re d'Inghilterra sia conte di Savoia. Quindi unirò le due corone. È bellissimo. È bellissimo. Quindi ci lasciamo così. Che figo. Alla prossima, gente. Da Lore è tutto. Ciao.